Presidente, il discorso del Presidente della Repubblica ha sottolineato la valenza della pluralità della cultura, le Marche da questo punto di vista hanno tanto da offrire in questo anno della cultura. La nostra regione è una regione che ha nel suo territorio una testimonianza, un patrimonio enorme lasciato da figure come Rossini, Raffaello, Leopardi e tanti altri che ci pongono come regione e che quello che l'Italia lo rappresenta nel mondo. Sicuramente noi abbiamo una sintesi molto compiuta nella nostra regione su cui appunto progettare uno sviluppo che possa attrarre tanti turisti verso di noi, rigenerare l'economia che è legata alla cultura, ma soprattutto anche cercare di rigenerare la cultura stessa guardando le nuove generazioni che in questa fase così complessa credo abbiano bisogno di testimonianze per ripartire. Pesaro ha fatto rete su questo progetto, quindi tutte le Marche adesso dovranno fare rete anche per rilanciare ulteriormente questa opportunità. Sì, il fatto che Pesaro Capitale della Cultura sia il raggiungimento di un obiettivo di squadra credo che è uno stimolo a un percorso già avviato per fare sempre di più squadra nella nostra regione e nel centro Italia per rilanciare questi territori bellissimi.